Per i risparmiatori può essere difficile orientarsi. Soprattutto in un momento complesso come questo, occorre una guida. Il tuo Family Banker può aiutarti a individuare le soluzioni giuste per te. E oggi Mediolanum ti dà ancora di più. Apri il conto, accredita lo stipendio e hai il 5% annuo sulle somme vincolate a 6 mesi. E le svincoli quando vuoi, Mediolanum, per orientarsi nel mondo di oggi. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Lamezia Terme Vitale Sud, azienda leader in Calabria nella distribuzione di materiale elettrico e termoidraulico. Soluzioni affidabili per l'energia e l'illuminazione e termoidraulico. Vitale Sud, Via del Progresso 471 Lamezia Terme, oppure visita il nostro sito www.vitalesud.it. L'Istituto Comprensivo Manzoni Augruso di Lamezia Terme, diretto dalla preside Antonella Mongiardo, offre i servizi di scuola dell'infanzia, scuola primaria, tempo normale e tempo pieno, e scuola secondaria di primo grado, con percorsi a strumento musicale a scelta tra chitarra, pianoforte, oboe e violino. La ricca programmazione didattica dell'Istituto Comprensivo Manzoni Augruso pone al centro dell'attenzione l'alunno con le sue peculiarità e potenzialità. Ebbene sì, amici, adesso sì, da Sanremo in esclusiva per noi, per la nostra emittente De Mis, che riesce a vincere, pensate, il premio Mia Martini. De Mis, allora intanto complimenti. Grazie, grazie mille. Che emozioni si prova intanto essere qui a Sanremo e contemporaneamente essere vincitrice di un premio veramente importante? È una grandissima emozione, sì. Sanremo, già solo essere qui nella settimana di Sanremo, stamattina ho cantato in Piazza Colombo, oggi pomeriggio canterò a Casa Sanremo a portare proprio il brano con cui ho vinto il premio Mia Martini 2023. È tantissima roba, cioè è proprio bello, un'emozione grandissima, e riuscire a portare dei messaggi, una cosa, tra l'altro il messaggio della mia canzone è così importante, è veramente veramente importante, veramente bello. Allora, che significato ha per te aver vinto questo premio intanto? Mia Martini comunque sia un pilastro della musica italiana, indiscutibile, e sicuramente vincere un premio del genere è veramente un'emozione incredibile, veramente un'emozione incredibile. Tra l'altro io non ho mai seguito il premio direttamente, perché comunque sia io sono del nord e purtroppo non lo trasmettono così facilmente sui nostri canali, però comunque sia conoscevo il premio e l'ho sempre invidiato molto, perché comunque sia lo vedo veramente come il premio più importante, anche il premio della critica Mia Martini, che viene consegnato a Sanremo, secondo me è il premio più importante, perché va a rappresentare l'importanza di quello che diceva lei, quindi vai a vedere l'emozione che trasmette una persona, il testo, quello che dice, ed è veramente, veramente un'emozione unica. A chiudere, di solito quando si vince un premio specialmente così importante c'è una dedica, a chi l'hai voluto dedicare? Sicuramente lo dedico a mio papà, che mi ha sempre supportato e ha sempre creduto in me, anzi abbiamo anche scritto una canzone insieme poco prima che morisse, quindi da lassù, anzi noi guardavamo Sanremo insieme, lui musicista, e quindi
veramente una grandissima emozione, lo dedico a lui e tutto questo sento che è grazie anche a lui che ha sempre creduto in me. Così, in esclusiva per noi, anche se abbiamo un altro sottofondo musicale, due note brevissime di quello che ti ha consentito di vincere. No, non è un fatto, è naturale, è solo la mia immagine, e non c'è niente di anormale, e non è colpa mia. Grande, grande, complimenti, auguri per tutto. Grazie mille di tutto, grazie, a presto. Posso fare una foto? Allora ci siamo, adesso è la volta di Giacomo, l'ho appena conosciuta attraverso mia figlia che evidentemente è un suo fan e ci racconterà di lui, anche perché lui è stato insieme alla Hunziker. Facci capire meglio, Giacomo. Nel 2021 ho partecipato All Together Now e l'ho vinto, perciò è stata un'esperienza molto bella e da lì ho fatto anche qualcosa con Renato Zero che potete trovare su un disco che si chiama Atto di Fede. È stato un piacere anche condividere con lui il palco del Circo Massimo a Roma 2 anni fa, è stato veramente molto emozionante. Siamo a Sanremo, cosa daresti per partecipare al Festival di Sanremo? Non lo so, intanto come turista devo dire che è molto molto piacevole e credo meno stressante, però un domani chi lo sa, non lo so. Darei la mia arte, ti va bene come risposta? Mi va benissimo, anche perché sei un tipo che sa fare anche i tempi televisivi, così come piace a noi, e io voglio chiudere con un tuo di messaggio a chi evidentemente fa questi percorsi attraverso la musica. Sicuramente scrivere non fa mai male e cercare di essere se stessi nella propria musica. Vi auguro di poter trovare il vostro cammino in un modo o nell'altro. Io ho anche una carriera all'estero, perciò insomma non è mai detto. Se non è l'Italia, forse avete qualche posto fuori dall'Italia dove potete esibirvi. Giacomo, è stato veramente un piacere, in bocca al lupo per tutto. Viva il lupo! Ciao ragazzi, ciao. Ovvio, lo rivediamo a distanza di un anno. Intanto sei elegantissimo, ti guardo, sempre in forma, come stai? Si tira a cantare. Si tira a cantare, non è male. Allora, cosa ci racconti? Che cosa stai preparando di bello per tutti quelli che ti seguono sempre? Allora, sto promuovendo questo mio libro che si chiama Essere fragile però affrontare tutto come un pugile, per dare dei messaggi positivi attraverso la musica e però di non rifiutare quando una persona si abbatte o si deprime, perché è giusto anche che una persona lotti con le sue, con i suoi mostri, con i suoi draghi, con le sue sofferenze, però solo chi lotta prima o poi a un certo punto riesce a rialzarsi. Quelli che invece hanno la strada spianata
difficilmente poi quando arriva una batosta si rialzano. Ecco, io vorrei attraverso la musica dare questo di messaggio. E poi sto preparando un tour che si chiama Mi hai salvato la vita, sempre dedicato alla musica, dove promuoverò sempre le frasi delle mie canzoni, questo libro e questo mio nuovo brand che si chiama Giuseo, che è fatto tutto sugli oggetti, gli abbigliamenti e le magliette, sulle frasi delle mie canzoni, quindi tutto legato alla musica. Mi trovo in perfetta sintonia per la tua saggezza, però a chiudere Sanremo, che significato ha per te? Tu ci vieni tutti gli anni? Tutto, io ci rientrerei ogni anno, ma no, ancora non sono pronti loro per me. Con Amadeus vale ancora la raccomandazione, non ci sarà più? Non credo che ci sia più l'anno prossimo, ma anche se ci fosse, tanto... Cioè, non decide solo lui, è tutta politica, dai, lo so. Però non lo dire, non lo dire in televisione. No, l'abbiamo registrato, lo mandiamo solo in onda. È sempre un piacere, ti voglio bene, grazie. Anche io. Grazie, prego, prego, prego. Eccola qui, è con me Wenda Goria, che mi ha fatto la prima domanda, piuttosto che farla io, me l'ha fatta lei. Ma dobbiamo parlare in calabrese, Renà? Certo, io l'ho chiesto perché la mia nonna è calabrese, quindi il mio sangue è calabrese. I miei cugini stanno giù nella provincia di Reggio Calabria, per cui io approfitto a dare un grande abbraccio a tutti gli amici della Calabria, che sono fantastici. Poi noi donne siamo toste. Avete sentito, Wenda, allora cosa ci racconti di queste esperienze che si vengono a fare qui a Sanremo, dai? Beh, il festival è sempre meraviglioso, tra l'altro un grande festival partito alla grande che raccoglie dei big straordinari come Loredana Bertè, che ha emozionato davvero tutti, e anche dei giovanissimi di grandissimo talento, per cui è divertente e unisce l'Italia, e questa è una cosa molto 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 bella. Mi hai nominato appena Loredana Bertè, ma secondo te chi vince questo festival quest'anno? Dai, facciamola sta previsione. Loredana Bertè, lo spero, perché se lo merita, è un simbolo italiano, è un'icona, per cui spero davvero che lo vinca lei. Quindi viva la Calabria, ma viva anche questa dolcissima Wenda che ho avuto il piacere e l'onore di intervistare. Grazie, grazie a voi. Ciao, buona permanenza. Ciao, ciao, ciao. Ciao, prego. Ebbene sì, ci siamo. Renato, per parlare con Elena Presti, deve venire ogni anno a Sanremo, se no non ci sentiamo, esatto, più. Elena. Solo a Sanremo, ecco, no, solo poi a Sanremo. Ci pensiamo durante l'anno, però. Meno male, tra le altre cose siamo con le spalle al casinò. Esatto. Ma tu al casinò ci vai qualche volta? Partiamo no, da più prima. Che altro faccio degli eventi sulla scalinata, ne ho fatti tanti, anche dei filet di moda anni fa, ma anche... Adesso faremo 2-3 eventi proprio sulla scalinata del casinò, dando dei premi di eccellenza, e poi facciamo sempre anche per Gran Gala Italia, per la nostra trasmissione, facciamo tanti special da Sanremo. Benissimo, ogni anno noi ci rivediamo e ci promettiamo che quanto prima faremo un format insieme, però ancora non è successo. Che dici, che quest'anno forse ci riusciremo? Ma secondo te, lo chiedo a te. Io per te ci sono in qualsiasi momento, sei tu che devi trovare il tempo per poterlo realizzare con me e con STV, chiaramente. Hai ragione, volentieri. Tu sai che comunque quest'anno ho fatto film, sono andata a Los Angeles, ho fatto tante cose e vado e vengo, lo sai, no? Dall'Italia, però volentieri, dai, quando troveremo il tempo entrambi, perché anche tu sei molto preso, allora faremo qualcosa insieme. Troppo buona. Intanto voglio anche salutare tutti voi e salutare anche appunto gli amici, la produzione Gianni Gandhi, il compositore anche di Gran Gala Italia, che è un programma che va un po' dappertutto. Saluto anche la radio nostra, che è Radio Mediterraneo, e poi saluto ovviamente tutti quelli che ci seguono, e anche una hit che a breve uscirà mia, una bella hit per l'estate, che entrerà nelle compilation più importanti tipo Hitmania eccetera, e che sarà una bella sorpresa anche questa. Io ti faccio un in bocca al lupo, e di solito dicono, non lo dico io, che Renato porta bene, ma sì, tu non hai vero bisogno, perché sei già grande e professionale. Grazie. Però voglio chiudere con te, con una previsione che facciamo sempre tutti gli anni. Chi vincerà quest'anno? Allora, a me è piaciuta molto Angelina Mango, ma da sempre, anche dall'estate mi hanno detto, perché non fai un arrangiamento del brano vecchio di Angelina Mango? Perché mi piace come artista, poi io sono innamorata del papà, di, ecco, per me Mango, lui è però la figlia, ha tutte le qualità, mi piace molto il brano. Poi è chiaro, ci sono anche altri artisti molto bravi, mi sono piaciuti Annalisa, Diodato, insomma alcuni ci sono. Però ho delle aspettative su questa situazione. Perfetto, Elena, è stato anche quest'anno un immenso piacere, una gioia, speriamo di rivederci e poter realizzare questo sogno. Grazie, grazie, ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao, 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 grazie, grazie.
Amici, eccomi, accanto a me Paola Nieves. Vi spiego subito di chi si tratta, così i nostri telespettatori capiscono anche che cosa farai tu a Sanremo. Intanto è un'amica carissima del nostro tenore Americo Marino, me lo confermi? Certo, lo confermo. Allora, cosa fai a Sanremo esattamente? Diciamolo ai nostri telespettatori. Mi esibirò con un mio inedito dal titolo Amore Amore, sarò giorno 10 presente a Casa Sanremo al Palafiori. Perché hai preso questa iniziativa? Tu da quando è che porti avanti questa tua passione? Allora, la passione ce l'ho da quando sono piccola, da quando sono nata, però mi sono cimentata nel scrivere testi durante la pandemia, quindi nel 2020, nel periodo del Covid. Tu hai partecipato anche qualche giorno fa, diciamo, non abbiamo segreti per i nostri telespettatori, anche perché è già andato un format che sarebbe il Cantagiro del nostro maestro e patrono Enzo De Carlo. Sì, sì, è vero, sì. Com'è andata? Se lo vogliamo dire, se no possiamo proseguire. È andata benissimo, sono passata e sono stata premiata come premio speciale. Quindi ci siamo. Adesso invece affronteremo quest'altra esperienza. Con quale, com'è che ti presenterai a questa esperienza nuova? Perché è la prima che fai. No, non è la prima. Ho partecipato anche ad altri talent show, tengo a citare Tu sì che valesti, Italia's Got Talent... quindi non è la prima, però sicuramente è un'altra esperienza che mi farà sicuramente crescere e porterò con me nel mio cammino. Una mia curiosità, per chi come te parteciperà a questo evento, presenterete tutto un inedito oppure uno ha la possibilità di scegliere come vuole? No, ha la possibilità di scegliere, chi porterà una cover, io sono una cantautrice, quindi ho scelto appunto di portare un mio inedito. Allora, possiamo dare il titolo di questo inedito oppure ancora non potete? Certo, Amore Amore. Io ti chiedo un'altra cosa, tanto tutti i nostri telespettatori gradiranno. Ci accenni qualcosa di questo brano, così facciamo sentire con quale brano ti presenterai. No, purtroppo questo non lo posso fare, no. Purtroppo ti chiedevo tanto. Purtroppo no. Allora ti dico un'altra cosa, ti faccio un in bocca al lupo, spero che tu possa raggiungere l'obiettivo che ti sei già prefisso e che possa avere un cammino ricco Grazie. Di tanti successi, perché la cosa farà piacere anche al nostro Americo. Abbiamo cominciato certo. con lui. Però se quindi... posso vorrei aggiungere un'ultima cosa. A tutti gli spettatori che ci stanno ascoltando e sicuramente guardando, mi possono trovare su tutti i digital store come Paola Nieves, perché lì ho altri 7 canzoni già pubblicate, già online. E la voglio chiudere anche in un altro modo simpatico. Tu sei calabrese, non sì. l'abbiamo detto, però lo diciamo adesso. Quando rientrerai in Calabria, prendi l'impegno con Renato che ti invita ad SCTV alla domenica speciale nella nostra emittente, che è quella poi dove tu andrai in onda con questo servizio. Sì, sì, va bene, con piacere, verrò con piacere. Ti ringrazio, ancora in bocca al lupo. Grazie. Grazie alla tua magnifica mamma che è di... Grazie, ciao grazie a tutti. A ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Somigli al cos'è, una vita sempre in corsa come quella in un rodè. Ti porterei a fare un giro in mezzo con i piedi sotto la città. Adesso tutto è perfetto, adesso che tu sei qua. Dovresti mangiare, guardare le mattine che la vengono preziosa. Prenderti per mano, guardare il tuo sorriso e gridare sei più bella di Roma. Sei più bella di Roma, sei più bella di Roma, oh, oh. Sei più bella di Roma, sei più bella di Roma, sei più bella di Roma, oh, oh. Sei più bella di Roma. Ti guarderei come ti guarda il corso la prima volta, come ti arriva in cima e vede la città dall'alto. Ti ascolterei come le dolci melodie che accompagnano le lunghe passeggiate, come i rumori della notte che disturbano chi si ama. E allora ti prenderei per mano, ti fisterei un istante in più, ti stringerei più forte e griderei: sei più bella di Roma, sei più bella di Roma, sei più bella di Roma, oh, oh, sei più bella di Roma. Vogliamo fare un omaggio agli amici napoletani, soprattutto a...
Amici carissimi, come tutti gli anni ci siamo, eccolo qui il nostro patron del Cantagiro, Enzo De Carlo, amico fraterno ormai da tantissimi anni, lo incontriamo con immenso piacere. Allora, caro Enzo, intanto come stai? Ma molto bene, grazie, stanco, Sanremo ti stanca, però va bene, sempre piacere poter stare qui e parlare, incontrare gli amici, incontrare un po' di personaggi che dopo fanno parte del tuo mondo, e questo è importante. Assolutamente sì. Allora, intanto parliamo di questo Cantagiro qui a Sanremo, come è strutturato, diciamolo ai nostri telespettatori. Ma quest'anno innanzitutto siamo a Sanremo perché presentiamo la compilation dei ragazzi che hanno fatto il Cantagiro quest'anno, diciamo, cioè l'anno precedente. Noi a Sanremo presentiamo la compilation e avviamo il Cantagiro 2024. E siamo in preparazione, stiamo facendo queste cose in un locale qui a Sanremo che si chiama un locale che fa musica live, si chiama il Mameli, che è proprio al centro di Sanremo, dove da domani fino a sabato, e in questa settimana del festival, arrivano i ragazzi che sono nelle compilation che noi distribuiamo nell'arco dell'anno con la produzione del Cantagiro. È una compilation delle canzoni inedite che hanno interpretato nella fase finale di Fiuggi, e la distribuiamo proprio in occasione del festival. Da qui partiamo per un progetto per il Cantagiro 2024. Tantissimi ragazzi, diciamolo a beneficio di chi ci sta ascoltando, che provengono da tutta Italia, insomma. Sì, da varie parti d'Italia. Noi fino all'anno scorso facevamo anche il Cantagiro nel mondo, che eravamo gemellati con dei festival internazionali, Montreal, Toronto, ecco. Però visto la pandemia purtroppo abbiamo dovuto stoppare. Da quest'anno riprendiamo il Cantagiro nel mondo con queste joint venture, diciamo, di festival che chiaramente sono collegati col Cantagiro Italia. Enzo, siamo a Sanremo, ma trasferiamoci per un attimo, per la tua gioia e per la mia di gioia, in Calabria. Allora, quali sono i progetti per la nostra meravigliosa Calabria? Vabbè, Calabria ormai ha avuto un rilancio col fatto della televisione, speriamo di avere tanta gente quest'estate, che chiaramente è un progetto che la regione ha potuto investire su una promozione anche fatta in modo capillare nei circuiti televisivi, specialmente nella RAI. E noi chiaramente saremo presenti anche nella situazione estiva, stiamo impostando delle possibilità di date, abbiamo raggiunto un accordo adesso con Emanuela Aureli, che è una testimonial nostra e amica, Luisa Corna, e abbiamo le altre ospiti, insomma stiamo cercando di portare avanti un progetto che nell'arco di qualche settimana lo ufficializzeremo e lo divulgheremo, insomma, ecco, questa è la cosa. Chiudiamo con una promessa, Enzo. Io sono l'Ametino, dove tu sei stato ospite in qualche mia trasmissione, io sono stato conduttore di un tuo format in quel di Crotone, un successo veramente, però vogliamo promettere ai nostri telespettatori che faremo qualcosa anche sulla Lamezia Terme. Assolutamente sì, ormai Lamezia Terme è il fulcro, è il cordone ombelicale della Calabria, d'altronde Lamezia è un punto di riferimento importante e noi ci saremo senz'altro, anche con la vostra, col vostro contributo, con piacere. Siamo amici da un po' di anni e continuiamo ad avere questo feeling che ci unisce, va bene? Assolutamente sì, non ti tedio ulteriormente, ci diamo appuntamento a domani sera, perché mi pare che sia la prima serata, poi ci sarà anche venerdì e sabato. Nel pomeriggio, domani inizieremo alle 16 e chiuderemo alle 19, in queste 3 ore noi faremo le audizioni di tanti giovani che sono presenti a Sanremo, che vogliono partecipare al Cantagiro, e saremo in questo locale dove ho parlato prima, il Mammy Live, dove si esibiranno anche. Vi aspetto. Ti verrò a trovare, grazie. Grazie a voi, grazie. Ciao Enzo, amico mio. Ciao. Allora, dai, come si vive questa esperienza qui a Sanremo? È la tua prima? Ma no, dai, ci siamo passati un po' di volte, dai, non è la prima, ma sono felice di essere qua. Una domanda a bruciapelo, secondo te chi vincerà a Sanremo? No, hanno vinto tutti quelli che stanno. Fai una previsione. Ma non lo so, non te lo so dire. Hanno già vinto tutti quelli che stanno sul palco, dai. Grande, grande. Come ti sta accogliendo questa bellissima Sanremo? Visto che tu sei figlio di un grande, ma veramente un grande. Grazie, grazie mille. Che ricordo, io ho l'età giusta per ricordarlo, Ok. Dai, allora. non ho capito la domanda, scusa. Allora, come ti sta accogliendo Sanremo? Ricordando il tuo padre. È sempre bello venire qui, è una bellissima città, è la città della musica, quindi dai, no? In bocca al lupo per tutto, pure ok? A te, grazie pure a te, ciao, ciao ragazzi. Ciao.
Gasman. Ebbene sì amici, adesso abbiamo il piacere di incontrare Samuele Palumbo, che è vincitore delle edizione, decima edizione di Tosica Vales. Che bello, dai, che piacere immenso poterlo sentire. Allora, intanto che emozione si prova a essere qui a Sanremo oggi? È bellissimo perché Sanremo è la città della musica, quindi è una grande emozione essere qui, una bella esperienza. Tu sei siciliano, noi come emittente siamo calabresi, quindi siamo vicinissimi e noi siamo strafelici oggi di poter festeggiare insieme a te questo ottimo risultato. Allora, però vogliamo sapere, questo brano che poi ti ha consacrato vincitore, ce lo fai ascoltare col tuo violino velocemente? Va bene, il cancan volete magari? Sì, il cancan, vai, ti ascoltiamo, vai, vai. Grande Samuele, grande, guarda quanta gente ha guardato questa tua performance. Allora Samuele, un attimino, intanto io ti regalo un'agendina della Mediolanum e poi guarda, ti presento, a fianco a me c'è una professoressa che si chiama Valeria Piccirillo. Lei è una professoressa che insegna praticamente questo tuo strumento ai giovani. Facciamo una cosa, la facciamo un'improvvisata con lei, le diamo un attimino il violino, vediamo se ci fa sentire pure lei qualcosa. Che bello, vai, vai così, improvvisiamo. Deve cedere il suo violino. Sì, 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 così, mi piace improvvisare. E poi tu mi dirai com'è andata, va bene? Vediamo cosa ci fai. Facciamo una piccola dedica a Toto Cutugno. Assolutamente, bella questa iniziativa. Toto Cutugno, che evidentemente qui a Sanremo è stato onorato, vai. Grande Valeria, grande Samuele, chissà che non vi incontrerete in quel di Cefalù e farete qualcosa insieme, che dici Samuele? Grazie. Allora, vabbè, intanto ti facciamo tanti cari auguri, un in bocca al lupo e speriamo che il tuo percorso sia ricco di tantissimi successi. Noi di solito portiamo bene, va sì, bene? Grazie mille. Samuele, grazie ancora, grazie. In bocca al lupo, ciao. Grazie ancora, grazie. Perfetto. Assolutamente, è un piacere immenso poterla intanto conoscere. Grazie. Anche noi abbiamo un regalo da farle, però lo facciamo dopo. Grazie. Allora, intanto che piacere ha a venire qui a Sanremo ogni anno? È sempre un orgoglio, una gioia veramente incontrare gente, l'affetto, insomma, questa partecipazione del pubblico è sempre straordinaria e ci riempie il cuore, è sempre bello. Viva Sanremo! Viva Sanremo, però noi vogliamo chiederle, così come stiamo facendo a tutti gli intervistati, secondo lei chi lo vincerà quest'anno Sanremo? Sicuramente l'ha vinta Amadeus e poi il resto vedremo chi insomma vinca il migliore, quello che sarà, che avrà più un indice di gradimento del pubblico, va bene? Viva la canzone italiana. È l'ultimo che farà Amadeus, ci lascerà. Ma non lei... si sa, che ne sappiamo, non c'è, no, di domani non c'è mai certezza, partiamo al presente e godiamocelo tutto. Viva la Calabria e lei. Sì, ma un attimo, se io le lascio questa bottiglia d'olio della nostra meravigliosa Calabria, San Pietro a Maida, città dell'olio d'oliva, guardi, è bellissimo, lo proverà. Ma l'olio è sempre ben gradito, poi quando è l'olio buono della regione Calabria poi sarà stupendo. Farò la bruschetta e vi penserò. Viva la Calabria, viva l'olio, le cose belle d'Italia, belle, le meraviglie d'Italia. Grazie, grazie Aurelia, in bocca al lupo per tutto, grazie. Grazie. Per una foto con lei, la prego. Questa è una band, se non ho capito male. Di Torino, però. Di Torino. Allora, descriveteci intanto il vostro abbigliamento. Allora, questo è un mega camicione dal quale sbucano 5 teste e solo 2 braccia, anche se qui c'è un terzo braccio, 2 braccia, perché siamo il musicista più grande d'Italia. Noi non siamo siamo una band, ma siamo una sola entità. Perfetto. Mons. Lui c'è la cravatta in mezzo, ha un significato anche questo? Perché bello, è il più bello, è quello con lo stile. Perfetto, tu hai un papà calabrese? Sì. Allora me lo saluti, vado con lui. Chi sì, sei? Alessandro, batterista. Alessandro. Batterista. Sì, allora, oggi anche cantante ovviamente. Perché Sanremo? Perché no?
Vabbè, ma mi pare una risposta corretta. Allora, andiamo sulla cravatta. Eccomi, Andrea da Torino, mamma calabrese però, anche lei. Anche tu. Anche lei. Siamo in Calabria tutti insieme. Tutti in Calabria siamo allora, sempre. Viva la Calabria. Sempre. Viva la Calabria, ragazzi. E le donne calabre. Sempre. Allora, tu cos'hai altro da aggiungere? Che potete seguirci sui social soprattutto. Vabbè, sì. Che potete trovarci. Dov'è la vostra pagina? Mons Official su Instagram e Mons su tutti gli altri social. QR code. Stiamo facendo questa attività di marketing dove lasciamo che le persone scrivano quello che gli passa per la testa, qualcosa che vogliono confessare a un'altra persona, rimanendo totalmente anonime. Siamo noi postini oggi per i loro messaggi. Allora, in bocca al lupo, giudo con chi ho cominciato, per ricordare anche alla Calabria. Allora, intanto, Torino abbiamo detto, esatto. Torino, sì. Juventini o? Ovviamente Juventini, vabbè, io sono interista comunque. Mi è stato piace. Un piacere che voi abbiate il nero azzurro come vestito, quindi... Non l'ho scelto io purtroppo. Doveva essere bianco nero. Sì, ovviamente. Ragazzi, in bocca al lupo, è stato un piacere. Grazie mille, grazie anche per noi. Grazie mille. Buon festival. Calabria. Ebbene sì, adesso amici, è un'esclusiva per voi da Sanremo, conosciamo finalmente Mina e Pavarotti. Mina, allora. Buongiorno, arrivo da Friuli e sono pittrice stellare nata e sono qui a Sanremo come Mina. Mina, come hai conosciuto sto signore Pavarotti? Lui ha conosciuto me, ha detto tu devi essere la mia compagna perché tu farai il ruolo di Mina. Quindi è nato subito l'amore? Subito. E una allora, stretta di mano e già amore il partito. Così, d'amblè, dedichiamo ai nostri telespettatori un brano, così, due parole di Mina. E adesso arriva lui, apre piano la porta e si butta sul letto. E poi un bacio sul collo e tutto è andata. Allora, grande Mina Pavarotti, ecco, capisco perché ti sei innamorato di Mina, ma mi vuoi spiegare meglio perché mi hai tirato fuori sta lingua? Chiudiamola qui? No, io sono il socio ufficiale del maestro Pavarotti, che ho la fortuna di assomigliare a lui, ho collaborato con lui e continuo a portare il messaggio e a farlo ricordare con la mia somiglianza in tutto il mondo, perché Pavarotti ha portato i colori italiani in tutto il mondo. E allora tutti assieme, al mio amico artista, adesso ci facciamo un finale della canzone che crea emozioni e brividi a chi l'ascolta in tutto il mondo. Tramontate stelle e all'alba vincerò Pavarotti e Mina, grazie, viva Sanremo, grazie. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Thank you.
per i risparmiatori può essere difficile orientarsi. Soprattutto in un momento complesso come questo, occorre una guida. Il tuo Family Banker può aiutarti a individuare le soluzioni giuste per te. E oggi Mediolanum ti dà ancora di più. Apri il conto, accredita lo stipendio e hai il 5% annuo sulle somme vincolate a 6 mesi. E le svincoli quando vuoi, Mediolanum, per orientarsi nel mondo di oggi. Banca Mediolanum, costruita intorno a te. Lamezia Terme Vitale Sud, azienda leader in Calabria nella distribuzione di materiale elettrico e termoidraulico. Soluzioni affidabili per l'energia e l'illuminazione e termoidraulico. Vitale Sud, Via del Progresso 471 Lamezia Terme, oppure visita il nostro sito www.vitalesud.it. L'Istituto Comprensivo Manzoni Augruso di Lamezia Terme, diretto dalla preside Antonella Mongiardo, offre i servizi di scuola dell'infanzia, scuola primaria a tempo normale e tempo pieno e scuola secondaria di primo grado, con percorsi a strumento musicale a scelta tra chitarra, pianoforte, oboe e violino. La ricca programmazione didattica dell'Istituto Comprensivo Manzoni Augruso pone al centro dell'attenzione l'alunno con le sue peculiarità e potenzialità.